Con Fabio Del Greco per parlare di Indicinema Film Festival 2020, dal 6 all'11 ottobre. Fabio, ben trovato. Ciao Federico, ben trovato e ben trovati a tutti gli ascoltatori. Ci racconti? Dunque, l'idea di Indicinema Film Festival nasce dopo la piattaforma Indicinema, che è appunto una piattaforma di streaming in abbonamento sul modello di Netflix, però completamente dedicata al cinema indipendente. Ci tengo pure a specificare al cinema veramente indipendente, perché spesso vengono definite indipendenti delle produzioni che in realtà sono film d'autore, ma finanziate, insomma, attraverso fondi pubblici, eccetera, in maniera anche cospicua e dalla confezione più che curata. Abbiamo voluto integrare questa idea del festival perché abbiamo visto che era una cosa che sicuramente manca alle piattaforme di streaming. Quindi l'idea di coinvolgere un pubblico con un festival online, poi in questo periodo in cui online purtroppo va tanto di moda e le cose dal vivo stanno un po' languendo per il virus, insomma, abbiamo pensato di farlo online, ma quello sarebbe avvenuto comunque perché è una piattaforma di streaming, e poi di fare la premiazione finale con la proiezione dei film vincitori dal vivo, speriamo. Quindi questa è una formula anche per interagire col pubblico, per offrire ogni 3 mesi, secondo quello che pensiamo ora, di fare una sessione online di una serie di film selezionati, man mano che durante l'anno ci arrivano ogni 3 mesi, di fare una sessione di streaming in cui è lo stesso pubblico poi a decidere i vincitori, che avranno un premio di 5.000 euro in marketing e pubblicità come promozione appunto sulla piattaforma Indicinema. Quindi il miglior film, il miglior documentario, il miglior cortometraggio premiato dal pubblico avranno rispettivamente 5.000 euro, 5.000 euro e 3.000 euro di premio in lavoro e promozioni pubblicitarie nel momento che il film sarà poi disponibile nel catalogo della piattaforma e i cineasti hanno tempo un anno, insomma, per rendere il film disponibile se nel frattempo devono fare altri festival e devono fare il loro percorso, insomma, di promozione. Quanti sono i Niente. titoli in Per concorso? adesso abbiamo selezionato 13 titoli su un centinaio di titoli arrivati perché appunto pensiamo di selezionarli man mano durante il corso dell'anno e di fare 3-4 sessioni online, in pratica trimestrali. Sono 13 titoli provenienti per la maggior parte dall'Italia e poi ce ne sono alcuni che provengono, uno dall'Afghanistan, uno dalla Spagna, dagli Stati Uniti e alcuni altri paesi del mondo. La piattaforma Indicinema è disponibile a livello globale, però insomma è principalmente seguita per l'85% degli iscritti in Italia, quindi insomma anche la risposta dei cineasti è stata più che altro per adesso italiana, però insomma qualcuno si comincia a far vivo anche da paesi tipo l'Alaska e remoti, insomma qualcuno si sta interessando e si sta iscrivendo alla piattaforma. Come sono organizzate le visioni? Dunque, le visioni dal 6 all'11 ottobre abbiamo deciso di rendere tutti i film disponibili. Ci tengo a ringraziare Stefano Coccia che ha accettato di fare il direttore del festival e quindi si occuperà nei prossimi mesi di interagire con i registi, i filmmaker, di scovare, insomma, le novità più golose del cinema indipendente. Federico Mattioni, regista e critico che si è occupato della selezione, Luca Correri che si è occupato della selezione, Chiara Pavoni che presenterà anche le serate di premiazione e di proiezione finali. Il festival è online e abbiamo deciso di rendere tutti i film disponibili insieme, perché questa formula che sto vedendo molto anche per i festival più grandi fatti su streaming, di rendere poi i film, farli uscire come se fosse un evento live, in streaming forse ha meno senso perché comunque più tempo dai alle persone di poter vedere, visto che è una cosa soggettiva, si può scegliere il film da vedere e quindi li abbiamo resi disponibili tutti quanti insieme in questo periodo di tempo. E poi i film che vinceranno, insomma, saranno inseriti nel catalogo. Quindi con questo speriamo di offrire sempre il meglio e le ultimissime novità del cinema indipendente che provengono da magari da altri festival oppure inediti, ma comunque nuove perché il film
film può avere massimo 2 anni, quindi insomma siamo nella media anche dei festival più rinomati, perché ci interessava in primo luogo appunto vedere che cosa si muove nelle produzioni più nuove negli ultimi 2 anni. Una cosa che volevo sottolineare è che appunto il pubblico può votare nei commenti dopo aver visto ogni film con un voto da 1 a 10 e tramite le votazioni saranno assegnati i 3 premi principali. Quindi insomma sta al pubblico decidere che cosa è da premiare e che cosa no. Per tutte le informazioni ci lasci i riferimenti internet? Sì, si può collegare direttamente al canale www.indiecinema.it, poi cliccare in alto a sinistra su Browse, quindi /Browse, e lì ci sono tutte le sezioni del canale, tra cui appunto quella del festival, con l'abbonamento mensile o annuale si può accedere sia al festival sia a tutte le altre categorie, quindi a tutti gli altri film in catalogo. Questo è il primo appuntamento, il prossimo col festival sarà intorno alla metà di dicembre. Primo Indie Cinema Film Festival dal 6 all'11 ottobre 2020, un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Fabio Del Greco. Un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima! Grazie di cuore, buona giornata!